Avete parlato a Babbo? Sì, mi ha esposto molto chiaramente la sua situazione. Non può fare nulla per voi mancandogli i mezzi. Così tutto rimane un sogno. Non ho nessuno qui di volta. E se una mano amica vi venisse tesa? Quella del vostro antico precettore. La respingereste? Voi, signor Arnold, voi vorreste... Assistervi con tutta la vita. Potete disporre di me. Accettate, dite. Se accetto, andarmene via di qua. Conoscere il mondo, imparare. Quella che fino ad oggi mi era parsa una grande e meravigliosa impossibilità. Può trasformarsi in una realtà molto semplice. Vi ripeto che dipende da voi. Ma se dipendesse da me, io potrei partire quando voglio. In tal caso, Bolette, non potremmo partire insieme. Già che suppongo che voi avrete piena fiducia in me. Sì, ho fiducia in voi. E non esitereste ad affidarmi interamente il vostro avvenire. E potete dubitarne. A voi, al mio antico maestro. Ma dite, siete libera? Ah, sì? Non affetti, no. Non legami? No! E potreste contrarne uno con me? Per la vita. Come? Sì. Per la vita, Boletta. In una parola, acconsentireste a sposarmi? No, non è possibile. Davvero? In nessun modo. Mi sarebbe proprio impossibile. Scusatemi, signora Arnold, ma non dite mica sul serio, vero? Sì. Allora volevate dire questo, Diane? Sì, se potevate, in una parola, se volete essere mia moglie. Se non potete, la situazione resta invariata. Che cosa volete dire? Che nulla potrà mutare le mie intenzioni a vostro riguardo. Sarà mia cura che lasciate il paese, possiate conoscere il mondo e possiate studiare tutto quanto vi interessa. Voglio che abbiate una vita vostra, sicura e indipendente. Mi prenderò cura anche del vostro avvenire, Bolette. Potrete avere in me sempre un amico fedele. Contateci. Non posso accettare. Non posso accettare più niente da voi. Ma allora, volete rimanere qui e aspettare che la vita vi sfugga? E quando vostro padre non ci sarà più, rimarrete sola al mondo, senza affetti, senza un legame. A meno di sposarne un altro per il quale forse non avreste maggiori inclinazioni. Potesse darsi. Se potesse darsi. Se non fosse del tutto impossibile. Che cosa volete dire, Boletta? Se non mi fosse del tutto impossibile di accettare quello che mi avete proposto. Volete dire che mi accorderete almeno la gioia di assistervi da vero amico? No. No, questo no, mai. Non è possibile. No, signora Arnold. Preferisco sposarmi. Consentite, Bolette. Acconsento, sì. A essere mia moglie. Se
Non avete cambiato idea? Cambiato idea. Grazie, grazie, Poletta. Se il vostro cuore non è ancora interamente mio, saprò conquistarlo. Farò di tutto per voi. Vedrò il mondo. Vivrò una vita. Questo mi avete promesso, vero? Il mondo finalmente si aprirà davanti a me. E non avrò più quel maledetto pensiero del pane. Anche questo conta. Vero, Boretta? Sì. Sì, conta. Cediamo di poco, volete io. Strano. Da qualche tempo qui non si fa altro che passeggiare a corpi. Commetto che le fa la corte. Mamma, la signorina Boletti non lo vorrà? No, ne sono sicuro. No? E perché? Perché ha promesso di pensare a un altro quando sarà lontano. Oh, bella. E sareste forse voi? Potrebbe darsi. E quando tornerete, vi fidanzerete, sposerete. Oh, no. Non potrei. Però volete che Boletta pensi a voi? Sì. Mi sarà di grande aiuto. Credete? Sì. Sapere che esiste al mondo, in qualche angolo tranquillo, una fanciulla dolce, gentile, che sogna di noi in silenzio. E una cosa, vedete, una cosa... Non so come esprimermi. Affascinante. Ecco. Terribilmente affascinante. Volevo dire proprio questo. Grazie. Siete così intelligente voi, signorina Hilda. Vi piaccio così come sono? Così come siete, mi piacete molto. Ah, sì? E allora ditemi, voi che siete un artista, vi piacerebbe vedermi vestita di bianco? Sì, mi piacerebbe moltissimo. Ah, sì? E allora ditemi, voi che siete un artista, vi piacerebbe vedermi vestita di nero? Il nero non è di stagione d'estate, ma a parte questo credo che vi starebbe d'incanto anche il nero. Tutta vestita di nero, con del crespo, molto crespo. E guanti neri, lunghi, e un velo lungo, nero, che scende sulle spalle. Una giovane fidanzata in lutto.
stella vicino. Lo sento. E dire, faresti meglio rientrare e lasciare che ci spieghiamo noi due. No, è impossibile. Impossibile. Guarda, Wange. Eccolo. Vedi, Elida, sono venuto. Sei pronta a partire? Vedete bene che non è pronta. Non si tratta del vestito da viaggio o del bagaglio. Ho a bordo tutto quanto occorra dell'Ida e la sua cabina è fissata. Ti chiedo se sei pronta a venire. Liberamente. Di tua volontà. Senti. È il primo segnale. Decidi. Fra mezz'ora sarà troppo tardi. Ma perché mi volete? Non senti anche tu quello che ci lega? La mia promessa. Una promessa non impegna a nulla, né l'uomo né la donna. Se ti voglio, è perché non posso fare a meno di volerti. Perché non siete venuto prima? Elida. Oh, questa forza che mi tenta, mi attrae. La forza dell'ignoto. Tutte le potenze del mare si riassumono in essa. Che fate ora? Che volete? Sento dalla tua voce, Elida, che sarò io il prescelto. Mia moglie non ha da scegliere. Sono io qui per rappresentarla e per difenderla, sì, per difenderla. E se voi non lasciate questo paese per non ritornare mai più, sapete a che cosa mi costringerete. No, Fang, come puoi? Guardatevi. Che minaccia è questa? So qualche cosa sull'assassino di Schionici. No! No, Wange, questo no! No! Lui no! Uccidete me! Non si tratta né di lui né di te. Libero ho vissuto e libero voglio morire. Wange, se vuoi trattenermi puoi farlo. Ne hai i mezzi e il potere, ma la mia anima, i miei pensieri, i miei desideri, tutto, tutto ti sfugge. Se ne vanno con volo irresistibile verso l'ignoto per il quale io sono fatta e che tu mi hai tolto. Lo vedo. Purtroppo. Il desiderio di tutto quello che non ha limite, dell'infinito, dell'irraggiungibile, finiranno per trascinare il tuo spirito nelle tenebre che lo aspettano. Sì, è vero, lo sento. Sento un'ombra su di me come di grandi ali nere. Non giungeremo a tanto. C'è un solo mezzo per salvarti. Non ne vedo altro. Da questo momento